Visite agli impianti idrici, laboratori, arte e spettacolo. Tutto questo sarà la giornata mondiale dell'acqua che anche in Toscana, come in tutto il mondo, si celebra il 22 marzo, data scelta dall'ONU. Un'occasione per sensibilizzare le nuove generazioni sull'educazione ambientale e su quel bene prezioso che è l'acqua. Le iniziative per la giornata dell'acqua nella nostra regione sono state organizzate da Publiacqua e Water Right Foundation. L'acqua è un bene primario e purtroppo i cambiamenti climatici in atto ci insegnano che è un bene che dobbiamo preservare e utilizzare con raziocinio e responsabilità, e quindi da un lato ovviamente le amministrazioni devono porsi questo tema di un utilizzo assolutamente efficiente, un servizio efficace, ma dall'altra anche i cittadini devono mettere in campo quelle buone pratiche che ne preservano assolutamente la disponibilità. Noi siamo abituati a ragionare con tempi di ritorno molto stretti nei confronti dell'acqua. Guardiamo al prossimo fine settimana, al ponte di Pasquetta. Dobbiamo cominciare invece a pensare che l'acqua è un elemento che nei prossimi anni scarseggerà, e le siccità di questi ultimi periodi ce l'hanno dimostrato. Avvicinarsi a questo elemento diventa quindi doveroso. Dal 19 al 24 marzo saranno numerosi gli appuntamenti: laboratori nelle scuole, visite agli impianti idrici con il coinvolgimento del Centro per l'Arte Contemporanea Pecci a Prato o il Museo delle Terre Nuove a San Giovanni Valdarno o ancora la Biblioteca Terzano Terzani di Campi Bisenzio. Una data da celebrare sul territorio con i cittadini e soprattutto con gli studenti e gli insegnanti delle scuole. La scelta è stata un po' rovesciare il paradigma, non invitare i ragazzi e le scuole a sentire gli esperti che parlano, ma a cercare di avvicinare il più possibile al territorio, perché poi è sul territorio, è nei luoghi dove si compie il rapporto stretto tra l'acqua, la città, le forme che questa assume e soprattutto gli investimenti, gli impianti, le attività dell'uomo di cui c'è necessità per preservare questa risorsa. Nel 2017 sono stati 14.800 gli studenti di 230 scuole che hanno partecipato all'iniziativa di educazione ambientale per la Giornata Mondiale dell'Acqua.